The Anthem è stato l'argomento principale degli ultimi giorni. Sono usciti diversi video riguardanti questo argomento perché l'embargo sui contenuti registrati dai content creators e dalle testate giornalistiche sono usciti qualche giorno fa e quindi dove abbiamo visto diverse cose. In questo video volevo parlarvi di diversi argomenti che riguardano l'endgame di Anthem, cercando di fare chiarezza su quali contenuti aspettarsi, la loro profondità e un discorso generale sulla longevità del gioco, magari andandolo a paragonare con i suoi diretti concorrenti. Allora, cominciamo dal capire cosa andremo ad affrontare durante Anthem subito dopo il lancio. È importante rimarcare il fatto che stiamo parlando al momento di contenuti al lancio, perché i giochi di questo tipo come Anthem, Destiny, The Division, in teoria hanno una vita molto lunga e sta poi allo sviluppatore riuscire a mantenere vivo l'interesse durante i mesi successivi. Questo argomento lo riprenderemo poi più in là. Al momento, al lancio, andremo ad affrontare quindi una campagna che è discretamente lunga, a detto degli sviluppatori. Difficile dire in termini di tempo quanto sia lunga perché nessuno di noi l'ha potuta provare, però è già qualcosa. Ci sarà il free play, che abbiamo già provato nella demo, che consiste nel vero open world del gioco. Si può andare in giro ad esplorare, partecipare agli eventi globali che sono dei veri e propri eventi pubblici in stile Destiny, affrontare i piccoli dungeon che sono una sorta di settori perduti se vogliamo riprendere sempre Destiny. Ci saranno le sfide, che saranno una sorta di obiettivi che saranno a cadenza giornaliera, settimanale e mensile, con vari livelli di ricompensa. Ci saranno i contratti, che abbiamo visto nei gameplay più recenti e che abbiamo visto anche in una delle stream più recenti degli sviluppatori, che sono una sorta di quest. Si prendono da questi NPC delle diverse fazioni del gioco, sono quest decisamente lunghe, con obiettivi random e sempre diversi, naturalmente da scegliere in una rosa di possibilità, però decisamente diversi tra loro ogni volta. Ed infine tre fortezze. Sì, avete capito bene, purtroppo le fortezze al lancio saranno soltanto tre. Due delle quali già le conosciamo, la prima è quella che abbiamo giocato e stragiocato nella demo, la seconda è quella che è uscita in questi giorni appunto nei gameplay che abbiamo visto. La terza invece è ancora sconosciuta e presumo sia anche quella più complessa da affrontare. Tiriamo un attimo le somme qui per vedere al lancio dunque come siamo messi e poi diamo un occhio al futuro del gioco. Allora, faccio una premessa: a pochi giorni dal lancio BioWare dovrebbe, a detta loro, pubblicare anche una roadmap dei contenuti che ci aspettano nel gioco per le settimane e i mesi a venire. Mappa importante che aspetto perché ci darà un'idea più precisa di come BioWare vuole affrontare poi lo sviluppo del gioco. Se sarà veramente un supporto continuo oppure un supporto a scadenza, ovvero ogni tot mesi esce un DLC, oppure se ogni settimana magari ci sarà qualcosa di interessante da fare. Quindi aspettiamo questa mappa per avere un quadro più preciso poi per il post lancio. Dunque, tre fortezze. Possono sembrare poche, è vero, anzi lo dico anche io, tre fortezze sono poche, però quello che penso è questo. E attenzione, vorrei dire che non sto difendendo il gioco a spada tratta, insomma è un mio pensiero. Io sono e sarò critico quanto voi se il gioco non dovesse piacermi o non dovesse andare come dovrebbe, però siamo di fronte ad una nuova IP con delle meccaniche nuove, quindi ci vorrà del tempo prima che i giocatori entrino appieno in questo nuovo mondo e cominciare a capire come funzionano le varie build, tutti gli strali, cercare di capire come affrontare vari tipi di contenuti, eccetera eccetera. Quindi dal punto di vista della linea di apprendimento è anche giusto che ci siano poche cose da fare tra virgolette all'inizio, altrimenti ci troveremo sopraffatti dalle cose senza riuscire a capire bene cosa stiamo facendo e soprattutto perché. In più non scordiamoci i vari livelli di difficoltà che ci sono. Siamo alle prese naturalmente con un gioco che necessita di un grind alla base. Tutti questi tipi di giochi hanno una rigiocabilità e una ripetitività alla base, che è il fulcro di tutto. Ce l'abbiamo sempre avuta su Destiny, su The Division, persino su altri giochi come per esempio Diablo oppure Path of Exile. Continuare a fare sempre la stessa attività per procacciarci il loot che ci serve. In questo caso però abbiamo una cosa in più, mentre per esempio su Destiny abbiamo anche ora la stessa cosa, però con attività che si possono fare una o tre volte in base ai personaggi che si hanno. Qui su Anthem il grind è reale, l'attività scelta si può fare e rifare quante volte si vuole per trovare sempre il loot migliore, e per farlo esistono 6 tipi diversi di difficoltà che ci permettono di ricevere ogni volta loot migliore, naturalmente in percentuale. Questo spinge noi a migliorare sempre di più il nostro equipaggiamento per poter affrontare il livello successivo e, una volta raggiunto, masterare quel livello per poterlo poi fare in diversi modi e magari con facilità. Tutto questo è moltiplicato per 4 perché è un discorso che va fatto per tutti i nostri javelin, sempre naturalmente se avremo voglia e modo di farlo. Se per esempio ci stanchiamo un giorno di fare le fortezze, si può sempre andare in free play, dove il ragionamento è lo stesso, identico, idem per i contratti. Quindi quello che penso che stiano cercando di fare è questo.
farci prendere confidenza con il gioco, farci capire alla base del gioco cosa c'è e dopo aggiungere quei contenuti che magari possono dare diversità a tutto, per far decidere al giocatore cosa e come giocare. Certo, voi ora mi direte, come è giusto che sia naturalmente, che non tutti avranno il tempo di nerdare, di fare più javelin o di fare la difficoltà Grandmaster 3 con i nemici che hanno il 3000% di vita in più. Però è così, è sempre stato così e sempre sarà così. Ci sono tantissime persone, per esempio, che ancora non sono riusciti a fare un singolo raid su Destiny, eppure continuano a giocare per quell'obiettivo. Perché anche giocare per poco tempo al giorno vi permetterà di arrivare a quell'obiettivo un giorno. Ma se vi aspettate un gioco, tra virgolette, facile, o che vi portasse via poco tempo, beh, Anthem non sarà così. Come non lo sarà The Division 2 e come non lo è e tantomeno sarà Destiny 2. Dall'altra parte anche io mi aspetto qualcosa di più al lancio, ma guardandolo in quest'ottica, secondo me ci sta che sia così. In più non scordiamoci che la BioWare ha parlato di altri tipi di contenuti. I raid sono qualcosa che BioWare prima o poi implementerà. Ci sono i cataclismi che BioWare prima o poi introdurrà. Per quelli di voi che non lo sanno, è un argomento che è stato trattato poco perché non è una cosa naturalmente che sarà presente al lancio, ma sarà una cosa fondamentale all'interno del gioco anche a livello di lore. Sappiamo che il mondo di Anthem è disseminato di queste macchine terraformanti che un tempo vennero usate per creare il mondo di gioco. I cataclismi saranno questi eventi stagionali, che forse possono essere paragonati a quelli di Fortnite per grandezza, dove l'intera mappa di gioco, oppure porzioni di essa, potranno cambiare sia a livello climatico, ma anche a livello morfologico, con nuove sfide e cose da fare. Se vi ricordate bene, un accenno a questa cosa si era visto in uno dei primissimi gameplay, dove si vedono i javelin entrare in questa specie di tempesta per affrontare qualcosa. Ecco, quello con tutta probabilità è un evento cataclisma in programma. Insomma, di carne al fuoco ce n'è e di certo secondo me le cose da fare non mancheranno. Certo, all'inizio potrà sembrare monotono dal punto di vista del gameplay, rifare nell'endgame sempre le stesse cose, ma sarà il modo di affrontare e cambiare ogni volta, soprattutto senza scordare l'obiettivo finale che sarà sempre la nostra ricompensa. Certo, una volta però arrivate a Grandmaster 3 e riuscire a fare tutto con tranquillità, allora lì naturalmente sarà un problema, ma bisognerà vedere quanto tempo ci vorrà per arrivare ad affrontare il livello di difficoltà Grandmaster senza avere nessun tipo di difficoltà. In più, vedendo come cambia la fortezza della demo, per esempio, già da normale a difficile, mi aspetto che la Grandmaster siano veramente qualcosa di difficile da fare. Il mio in generale potrà sembrare un discorso forse troppo fiducioso, ma fa parte anche del carattere di ognuno di noi ed è una cosa abbastanza soggettiva. Io mi sento di dar fiducia ad una nuova IP del genere che ha il coraggio di mettersi in gioco per dare un punto di vista diverso rispetto a quanto visto in questo genere negli ultimi anni. Se ci riusciranno è solo naturalmente in mano a loro, noi siamo semplici giocatori e ci aspettiamo naturalmente tante cose. Anthem è stato sviluppato in tanti anni, sono stati investiti tanti soldi, molti studi, molti sviluppatori e non penso che tutti gli sforzi fatti da BioWare in questi anni e di Electronic Arts abbiano dato frutto a una campagna e tre roccaforti. Detto questo, so per certo, perché su Twitch ne abbiamo parlato parecchio, che molti di voi non saranno probabilmente d'accordo con tutto questo mio discorso, ma mi sentivo in dovere di fare un po' di chiarezza su questo argomento che in questo momento è un po' spinoso. E spero, insomma, che capiate anche il mio punto di vista. Che poi alla fine tutto è possibile, magari ci ritroveremo ad un mese da adesso a piangere sul cadavere di Anthem, ma quantomeno facciamolo nascere prima. Io vi ringrazio di aver guardato il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Our story is out there.